varato il gruppo consiliare La Sinistra Arcobaleno. È successo ieri pomeriggio presso la Sala Mandarà con un padrino d'eccezione, l'onorevole Pietro Folena, deputato di Rifondazione Comunista e presidente della Commissione Cultura alla Camera dei Deputati. Al vertice erano presenti i responsabili locali dei Verdi, di Rifondazione Comunista Sinistra Europea e di Sinistra Democratica. Un altro passo importante, dopo la realizzazione della Casa della Sinistra, verso la costruzione di un soggetto politico unitario della cosiddetta Sinistra Arcobaleno, che, come noto, alle prossime consultazioni correrà unita e con un simbolo solo. In una città di grandi tradizioni di sinistra come Vittoria si forma un gruppo comune della Sinistra Arcobaleno e che sulle schede delle prossime elezioni politiche non saranno più i quattro simboli delle forze politiche della sinistra, Rifondazione, i comunisti, i Verdi, Sinistra Democratica, cioè gli eredi di sinistra dei DS, ma si trovi un solo comune simbolo, e questo aiuta la gente a vedere le cose in modo più semplice e a contare di più. Abbiamo indicato la strada della fusione dell'intergruppo della Sinistra Arcobaleno e poi stiamo indicando una strada che è quella di una sinistra che faccia veramente i conti con chi vuole distruggere il mondo del lavoro. Noi pensiamo di rappresentare i lavoratori, pensiamo di dire la nostra, a difesa soprattutto delle categorie più deboli. Pensiamo che i valori di giustizia, di uguaglianza, di libertà, di pari opportunità per tutti siano valori fondanti.